registro un paio di chiacchiere sulla pesca a mosca in torrente. Qui siamo in un ambiente di alta montagna. In questi torrenti di solito si pesca al tocco con esca naturale oppure a spinning con dei rotantini. Perché venirci a pescare a mosca? Perché la pesca di mosca fondamentalmente è una filosofia di pesca. È una filosofia di pesca estremamente naturalistica. L'impatto con l'ambiente, con la natura è, penso, al suo minimo. Gli ami sono piccoli, l'ardiglione non c'è e certamente qui paga più una pesca ninfa in questi ambienti rispetto alla pesca mosca secca, perché l'acqua è fredda, ogni tanto la trota va cercata a mezz'acqua oppure sul fondo. Ricordatevi sempre di controllare di avere spazio alle vostre spalle per lanciare, perché purtroppo lasciare questi artificialini sulle piante è una cosa un po' spiacevole. C'è di bello che nella sua semplicità strutturale come attrezzatura, la pesca a mosca consente di costruirsi in modo facile i propri artificiali. Basta una pallina di tungsteno, basta un ametto senza ardiglione, un po' di penne, cotone, materiali naturali, seta, e è anche stimolante. È una pesca che io chiamo essenzialista. La coda di topo serve per lanciare un artificiale che altrimenti ha un peso talmente basso da non riuscire a proiettarsi in avanti, e la canna è molto morbida e molto sensitiva, si sente le tocche, si sente la mangiata, è una pesca di contatto. Provateci, l'attrezzatura per cominciare non costa molto, questa è la mia famosa Agility Rise che vi ho già mostrato una volta. Adesso facciamo ancora due lanci, poi è ora di rientrare. Di un momentino per mostrare anche l'attrezzatura di oggi. Allora, la canna è la Agility Rise 2, 7 piedi per coda 4, in realtà io sono a coda 3. Questa è la ninfettina che abbiamo usato oggi, un colore abbastanza naturale, ho visto che volavano delle farfalline marroni, sul color marrone sul torrente, quindi ho usato questo artificiale. Molinellino sempre Shakespeare, il Sigma, e poi tecnicamente c'è chi crede che pescare a mosca sia un casino più finito, che bisogna avere dietro il gilet, waders, tutte ste cose, pieno di roba. Semplicemente, vabbè, il mio abbigliamento che avete visto in video è il mio marsupietto con dentro una scatolettina di varie mosche. Eccole qua, si possono scegliere in base a quello che si vede, come colori e cosa vola sul torrente. Quella è la filosofia di fondo della pesca a mosca, vedere cosa il fiume sta dando da mangiare ai pesci e replicarlo. Poi semplicemente un paio di finali, un connettore e un coltellino multiuso per qualsiasi evenienza, se dobbiamo fare dei minimi lavori. Questo è quello che in genere io mi porto quando esco a pescare a pesca, perché mi piace muovermi leggero, mi piace arrampicarmi sul torrente, quindi non voglio essere appesantito. Certo, in altri spot, in altri torrenti, in altri fiumi, soprattutto grossi, portate più attrezzatura, portate quello che vi sentite bisogno di portare, se avete bisogno di tronchesini, se avete bisogno di fili di ricambio, di un altro mulinello con un'altra coda, quello che volete. Così è come viaggio io. Per oggi è tutto, vi saluto, ciao, alla prossima!